Buonasera a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Voi siete sul canale Tutto dal Web. Oggi parleremo di uomini e donne, dell'acceso confronto ma soprattutto inaspettato in studio oggi 11 gennaio di Ida Platala contro Riccardo Guarnieri. Lei lo offende pesantemente e lo umilia. Non hai mai fatto l'amore con me, non mi voleva. Ma andiamo nei dettagli subito e scopriamo che cosa è successo. Il cavaliere del trono Over, l'abbiamo visto in questi ultimi giorni, intravedere una piccola liaison con Roberta di Padova, ma aveva un conto in sospeso, quello con Ida Platano, che oggi si è presentata nello studio per dirgli tutto quello che pensava. Dopo che ha spedito a uomini e donne l'anello di fidanzamento, suscitando anche la frustrazione di Riccardo con la sua lettera, oggi si è presentata e ha accettato proprio di confrontarsi davanti a lui. Come abbiamo visto ragazzi, lo scontro è stato veramente a dir poco di fuoco e senza esclusione ovviamente di colpi. Riccardo ha accusato la dama di non averlo mai amato e né apprezzato, ma soprattutto ha ammesso che per lei sono importanti solamente i follower. Ida dall'altra parte ammette che i problemi con Riccardo sono iniziati durante il lockdown, quando lui si è trasferito infatti a casa sua e ha mostrato di non voler avere nessun rapporto con lei. Infatti non ha nemmeno disfatto le valigie. Le ammette di essere cambiata molto per lui, ha smesso di fumare, ma soprattutto ha accettato il fatto che lui ogni sera non voleva avere dei rapporti intimi con lei. Nello studio poi di uomini e donne sono volate ragazze tantissime accuse una contro l'altra e la coppia non è riuscita a chiarirsi, quindi, e poi da furiosa ovviamente ha lasciato lo studio. Sui social ragazzi si sono scatenati tantissimi commenti e in molti hanno ipotizzato che il Guarnieri non sia ancora pronto a ricominciare dopo Ida, quindi pensano che Riccardo provi ancora qualcosa per lei. Voi invece che cosa ne pensate? Raccontatemi cosa avete dedotto da questa crisi. Ovviamente nessuno si aspettava il ritorno di Ida in studio e ovviamente nessuno si aspettava un confronto così, quindi scrivetemi voi che cosa ne pensate.